Bene, ringraziamo il commissario europeo Schmit per la relazione. Ho già alcuni iscritti a parlare. Collega Cominardi. Grazie Presidente, colgo l'occasione anch'io per ringraziare il commissario europeo per la relazione che ha appena condiviso con noi. Vorrei concentrarmi su tre punti in particolare. Il tema del rafforzamento del pilastro europeo, in quanto significa potenziare almeno questo come lo intendo io, anche economicamente il Fondo Sociale Europeo, che nel quadro finanziario è previsto, nel quadro pluriennale, dal 2021 al 2027, uno stanziamento di 100 miliardi di euro. So che lei è sensibile a questo tema e so che anche lei in parte, mi sento di poter dire, che ritiene questi 100 miliardi non propriamente sufficienti, cioè si può fare qualcosa di più in questo senso. E questo proprio in vista delle sfide che ci aspettano. Uno è il tema della disoccupazione tecnologica e un altro è il tema dell'invecchiamento della popolazione, che riguarda molto il nostro paese, l'Italia, rispetto poi anche agli altri paesi europei. Tra l'altro sono temi che so che lei è molto sensibile e pure io ho avuto modo di impegnarmi in vari ambiti, sia lato Parlamento che lato esecutivo. E quindi vorrei capire se ci sono effettivamente degli ulteriori margini per potenziare il Fondo Sociale Europeo economicamente. L'altro tema invece è quello che riguarda il salario minimo. L'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha un salario minimo istituito per legge. E questo a mio avviso è importantissimo da portare avanti, non è più procrastinabile. Siccome rientra tra gli obiettivi ovviamente della Commissione e nel primo trimestre sono previste una serie di contatti con le parti sociali, volevo sapere se ci poteva condividere qualche informazione rispetto agli incontri che sono venuti e si stanno avendo con le parti sociali su questo specifico tema. E faccio presente, io faccio parte di una forza politica che è il Movimento 5 Stelle, che diciamo ha dato il suo supporto in Europa per quanto riguarda la presidenza della von der Leyen. Tra i temi che abbiamo posto all'attenzione c'è lo scorporo degli investimenti per quanto riguarda nel sociale, per quanto riguarda i vincoli del patto di stabilità, il salario minimo, come dicevo poc'anzi, e ovviamente il housing first, cioè però con una trasversalità e un'attenzione massima ai minori, ai soggetti minori. Il terzo punto invece riguarda un problema contingente, che è quello del coronavirus. L'Italia è un paese che in questa fase è interessata da questa epidemia e questa cosa sicuramente sta già danneggiando, danneggerà economicamente il paese, quindi le imprese, quindi i lavoratori. Io ritengo sia importante da parte dell'Unione Europea tutta dare un contributo. Il governo sta cercando e sta facendo la sua parte, il governo italiano, però un aiuto, un contributo da parte dell'Unione Europea credo sia un qualcosa di fondamentale, assolutamente urgente. E nel contempo credo sia importante promuovere una sorta di maxi test europeo dello smart working, perché è una delle azioni che si possono intraprendere in questa fase di epidemia per limitare i danni. Io chiudo dicendo che il governo Conte 1, così come il governo Conte 2, hanno già fatto una serie di azioni, portato avanti una serie di azioni rispetto ai temi importanti dell'Europa che già stanno producendo degli effetti. Prima si parlava di lavoro precario, con un decreto ad hoc che agisce sui contratti a termine ma non solo. Dal 2018 al 2019 abbiamo avuto 365.000 rapporti di lavoro stabili in più. Abbiamo parlato di povertà, contrasto alla povertà, con il reddito minimo garantito istituito dal governo Conte 1 siamo arrivati a coprire una fascia di popolazione di 2,5 milioni di persone in povertà assoluta. Siamo intervenuti anche sui lavori, i lavoratori delle piattaforme digitali, istituendo dei diritti che prima non c'erano, e alcuni paesi membri si stanno interessando a questa norma, anche la Francia mi risulta a quello che stiamo attuando. E stesso discorso vale anche per quanto riguarda le competenze digitali, che
continuano appunto a cambiare e a rivoluzionare il mondo del lavoro, e questo ovviamente abbiamo dato degli investimenti, fatto come paese investimenti molto importanti per la riforma dei centri per l'impiego, tutto il sistema formativo. E qui chiudo, ringrazio. Grazie collega Cominardi.